My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. In occasione del 50° anniversario dell'istituzione di Caritas italiana è stata realizzata una ricerca sul welfare religioso cattolico in Italia, con particolare riferimento al ruolo svolto da Caritas in questo contesto. Come capite, è un momento abbastanza importante, significativo, quello che stiamo attraversando, ed è giusto fare un po' il punto sulla situazione del welfare, di un welfare anche particolare. Lo facciamo avendo la possibilità di fare le giuste riflessioni con Renato Marinaro, che è responsabile dell'area nazionale Caritas e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Benvenuto in trasmissione. Dunque, intanto, grazie. Mi deve perdonare, dottore, io vorrei prima di ogni altra cosa che lei ricordasse ai tanti amici che sono alla visione e all'ascolto, Caritas Italiana, la sua storia, cosa è qua a raccontarci, visto che siamo nel 50° anniversario della istituzione? Allora, brevemente, appunto, Caritas Italiana è stata fondata nel 1971 direttamente per volontà di Papa Paolo VI e viene dopo l'esperienza della Pontificia Opera di Assistenza. La Pontificia Opera di Assistenza era una realtà appunto assistenziale, come dice la parola stessa, che è istituita nel dopoguerra per distribuire in Italia alle persone che allora erano bisognose gli aiuti dei cattolici americani, alle chiese italiane. Però Paolo VI, anche sulla scia del Concilio Vaticano II, capì che era giunto il momento un po' di superare questa visione assistenziale, assistenzialistica di carità, e volle un organismo che avesse carattere prevalentemente formativo, prevalentemente pedagogico, pur non trascurando ovviamente la dimensione assistenziale. Però il compito fondamentale della Caritas Italiana, appunto attribuito da Paolo VI, fu quello di promuovere la testimonianza della carità di tutta la comunità ecclesiale italiana, quindi non delegare a qualcuno, a qualche specialista, la carità, ma fare in modo che sia la comunità cristiana soggetto di carità, con una prevalente appunto funzione pedagogica. Si diceva anche, come dice l'articolo 1 del nostro statuto, in vista della giustizia sociale e della pace, in forme consone ai tempi e bisogni, con particolare attenzione agli ultimi. Ecco, questo era quello che dice l'articolo 1 del nostro statuto. E in questi 50 anni, appunto, il primo compito che venne assegnato a Caritas Italiana nella persona di Monsignor Nervo, che è stato il primo presidente di Caritas Italiana, è stato quello di promuovere le Caritas diocesane. Caritas diocesane che, questo è un punto importante, non dipendono da Caritas Italiana, non c'è un rapporto gerarchico con Caritas Italiana, ma dipendono ciascuna dalla propria diocesi. Cioè sono delle dimensioni, diciamo, sono degli uffici delle curie diocesane che curano la dimensione della carità in stretta connessione appunto con le altre dimensioni della comunità cristiana, la catechesi, la liturgia e così via, insomma. Però bene, appunto, dottor Marinaro, io direi che è sufficiente, perché altrimenti non entriamo nel merito di quel dentro il welfare che cambia, che è il tema della vostra ricerca e che le pregherei adesso di sintetizzare nelle sue conclusioni. Quali sono? Ma diciamo, non abbiamo delle conclusioni, diciamo, abbiamo voluto ripercorrere un po' in che modo la Chiesa italiana, in che modo la comunità ecclesiale italiana ha giocato un ruolo nello sviluppo, nella costruzione, nella promozione di un sistema di welfare nella società italiana, e in questo qual è stato lo specifico di Caritas Italiana. Perché Caritas Italiana? Perché Caritas Italiana è l'organismo ufficiale della Chiesa italiana appunto per la testimonianza della carità. E abbiamo fatto appunto, abbiamo cercato di leggere i dati, appunto cosa ha promosso in questi 50 anni Caritas, che tipi di servizi. Dopodiché abbiamo raccolto testimonianze dei direttori nazionali, dei operatori nazionali, ma anche di direttori diocesani. E quindi abbiamo un po', come dire,
ripercorso un po' questi 50 anni attraverso sia i servizi realizzati, ma anche attraverso un compito che spesso viene trascurato, ma che invece è ugualmente importante, che è quello dello studio e della ricerca sui bisogni e sulle loro cause e sulla cosiddetta azione di advocacy, cioè sulla tutela dei diritti delle fasce deboli della popolazione. Ecco, queste sono le dimensioni fondamentali del lavoro di Caritas. In questa ricerca, appunto, abbiamo ricostruito attraverso anche le testimonianze, appunto, a livello nazionale, a livello diocesano, qual è stato un po', quali sono state le caratteristiche della presenza di Caritas, in questi 50 anni di storia italiana, prefigurando anche alcune sfide future di fronte alle nuove realtà che si stanno appunto prefigurando. E adesso possiamo appunto entrare nel merito di queste sfide. Intanto le faccio un'altra domanda propedeutica, ma il Ministero della Carità, credo che sia giusto chiamarlo così, come è evoluto nel tempo, cosa è diventato e il vostro contributo alla trasformazione del welfare in che cosa è consistito? Beh, diciamo, Caritas Italiana è iniziato come una piccolissima realtà, aveva una dotazione iniziale veramente minima da parte di Paolo VI, era un piccolo ufficio, ma nel corso del tempo appunto si è evoluta anche numericamente. Oggi siamo arrivati ad avere una quarantina di dipendenti come personale, come dipendenti fissi, sono uno di quelli, però appunto si è molto sviluppata la rete delle Caritas diocesane, sono 218 in Italia le Caritas diocesane, appunto, presenti praticamente in tutte le diocesi italiane, e le Caritas parrocchiali sono presenti più o meno in tutte le parrocchie italiane. Grazie al lavoro delle Caritas diocesane sono stati promossi numerosi servizi. Oggi possiamo contare su oltre 6.000 servizi promossi direttamente dalle Caritas diocesane o parrocchiali o comunque collegati con esse. Parliamo di centri di ascolto, i centri di ascolto sono i luoghi dove primariamente vengono incontrate e intercettate le persone che si trovano in situazioni di difficoltà. Parliamo di mense, parliamo di empori, parliamo di dormitori per persone senza dimora, ecco, tutta una serie di servizi che conosciamo, però questo, ripeto, è soltanto il primo aspetto della medaglia. Attraverso la lettura, l'incontro con queste persone e la lettura anche dei dati che emergono da questi incontri, Caritas Italiana ha la capacità di appunto fare anche intervenire nel dibattito pubblico, fare delle proposte anche di normative, proposte di interventi politici, no? Ad esempio, ha contribuito alla realizzazione della legge 328 nel 2000 sul sistema dei servizi alla persona, ha contribuito all'istituzione del reddito che ha preceduto il reddito di cittadinanza, attraverso anche una collaborazione con l'Alleanza con la Povertà, con altre 32 organizzazioni a livello nazionale. Ha contribuito all'elaborazione anche di alcune normative in tema di immigrazione, ha contribuito per esempio allo sviluppo anche del servizio civile. Ecco, tutta una serie di tematiche su Caritas Italiana si è impegnata nel corso degli anni attraverso appunto anche l'intervento nel campo pubblico, insomma, nel dibattito pubblico. Questo direi che è Sì, fondamentale. certo, ha parlato prima dell'analisi dei bisogni e quindi anche probabilmente delle risposte da dare a questi bisogni. A riguardo, cosa può dirci? Sì, appunto, noi abbiamo una rete capillare sul territorio, da cui, diciamo, rileviamo costantemente i dati delle persone che si rivolgono soprattutto ai centri di ascolto. Abbiamo anche i dati delle risposte che vengono fornite, dati di risposte immediate, ma anche, diciamo, il riferimento anche ad altri servizi sul territorio. Io vi do soltanto un dato. Nel corso della pandemia, appunto, della prima fase della pandemia, nel corso nel 2020, la rete Caritas ha supportato quasi 2 milioni di persone, nel suo complesso, attraverso una serie di interventi, dalla fornitura di pasti da asporto, alla dotazione di apparecchiature informatiche per i ragazzi che non avevano la possibilità di seguire la didattica a distanza, la formazione degli operatori diocesani affinché fornissero indicazioni alle persone che non avevano la possibilità di ricevere diversamente per accedere alle misure governative, il reddito di emergenza e così via. Una pluralità di interventi,
fatti anche in collaborazione con gli attori presenti sul territorio. Ecco, questa è un'altra caratteristica, il lavoro di rete sul territorio. Sapere che la Chiesa italiana non può dare risposte a tutto, non è neanche il suo compito, ma la promozione anche di una solidarietà sociale che si sviluppa attraverso un sistema di alleanze con i vari attori presenti sul territorio. Questo è un lavoro che è stato fatto molto, si è sviluppato molto forte nel corso della pandemia. Ecco, questo è un esempio del lavoro che si fa in termini di risposte. Allora, dottor Marinaro, è logico che si sta parlando da tempo ormai dei nuovi poveri, ma io voglio farle una domanda un poco più specifica, e cioè tra le problematiche che stanno emergendo c'è sicuramente la perdita del lavoro e anche la difficoltà abitativa da non sottovalutare. Sembrerebbe esserci qualche segnale incoraggiante al riguardo. Sono segnali utopici, falsi, baluginazioni, oppure c'è qualcosa di reale dal vostro privilegiato osservatorio? No, ci sembra che i segnali incoraggianti ci siano. Vediamo come si svilupperà poi nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, diciamo lo sfruttamento, consentitemi il termine, delle opportunità offerte dal PNRR. Questo sarà un aspetto fondamentale, in che direzione si andrà. Certamente sarà importante evitare che si acuiscano le disuguaglianze che si sono sviluppate in questi ultimi decenni, soprattutto, e che sono state, come dire, fortemente anche sollecitate anche dalla pandemia. Ci sono delle persone che non riescono più a uscire dal circuito della povertà. Nel corso del 2020 abbiamo avuto chiaramente più persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto, ma nel corso del 2021 sappiamo che nei primi 8 mesi a cui si riferiscono i nostri dati, un terzo delle persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto si erano già rivolte nel 2020, cioè abbiamo una fascia di persone che comunque non riesce a uscire dal circuito della povertà. E a queste persone bisogna che si indirizzino soprattutto gli interventi diciamo di sviluppo dell'economia, ma sviluppo di una solidarietà sociale a 360 gradi. Diversamente lasceremo alcune persone per strada, nonostante i segnali incoraggianti che ci sono. Le faccio l'ultima domanda, ma non deve passare sotto silenzio perché credo che meriti proprio una riflessione da parte del responsabile dell'area nazionale della Caritas. Parliamo del volontariato, volontariato che è la Caritas, si può dire, una delle missioni vostre è proprio la promozione del volontariato. Ecco, come è cambiato il profilo del volontario in questi anni e in particolare qual è stato l'impatto anche pandemico su questa figura fondamentale? E poi, se può dirci qualche cosa rispetto ai giovani, se si avvicinano o no a questa che è una missione di vita. Esattamente su questo volevo porre l'attenzione, perché la pandemia ci ha fatto, credo, uso questo termine, riscoprire il volontariato dei giovani, per un motivo molto semplice. Molti dei volontari che erano nei servizi promossi dalle Caritas diocesane e parrocchiali prima della pandemia erano volontari più anziani, non so, pensionati. Persone appunto che avevano anche più tempo libero a disposizione, che però con la pandemia sono rimasti impossibilitati a fare servizio perché appunto più a rischio degli altri, più costretti anche a rimanere a casa, più a avere più accortezze. Ecco, sono stati, devo dire, ottimamente sostituiti da tantissimi giovani che si sono sentiti sollecitati appunto da questa necessità di solidarietà. E abbiamo avuto delle risposte sorprendenti, anche da giovani che non frequentavano normalmente, diciamo, le nostre parrocchie. Devo dire, questo, a mio giudizio, è un grosso elemento di speranza per il futuro, un patrimonio che non va disperso, carica di responsabilità la Chiesa, ma anche la società, perché le energie dei giovani ci sono e questi giovani non vanno delusi. Spesso si parla male dei giovani, ma noi vediamo come appunto ci siano tantissimi tesori nascosti e tantissime potenzialità che vanno assolutamente intercettate e valorizzate. Questo proprio è un messaggio forte che va lanciato alla società italiana. E ho voluto lasciarlo per ultimo perché anch'io avevo
ben compreso quale importanza rivesta per voi ed era giusto permetterle di fare questa riflessione. L'ultima invece ci parte da Papa Francesco, per come non citare l'amato Papa Francesco, là dove dice la Caritas palestra di vita per scoprire il senso del dono. Ci fa un ultimo commento a questa bellissima frase. Non penso che abbia bisogno di commenti, si commenta da sé, appunto donare gratuitamente del tempo, penso che sia una delle forme, come dire, di carità più alte che ci possono essere. Tante persone che l'hanno sperimentato per la prima volta in questo periodo di pandemia possono testimoniare di quanto sia vero, insomma, ecco, quindi non aggiungo altro. Ringraziamo dunque Renato Marinaro, responsabile area nazionale di Caritas, la ringraziamo per davvero, vi auguriamo felicità e continuate a lavorare come state facendo. Sì, serve un poco di gran cassa ogni tanto rispetto alle vostre iniziative, dottor Marinaro, noi siamo qua, va bene? Benissimo, grazie, grazie mille, buon lavoro, ci rincontreremo. Anche a voi, anche a voi. E a voi come sempre il nostro grazie invece per l'ascolto e l'attenzione che continuate a darci, mancabilmente noi ci si vede nella prossima pubblicazione. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini.